Sì, penso che all'inizio no, stavamo giocando para bene, stavamo tranquilli, non è che loro trovavano le soluzioni. Dopo hanno trovato un gol su una palla inattiva che praticamente stavo dormendo, diciamo. Dopo con un uomo in meno queste partite si fanno più dure, quindi niente, è andata così, dai. Gaston, io volevo chiederti se avete avuto modo, se hai avuto modo di incontrare negli spogliatoi Coda. Vi ha dato una spiegazione di questo fallo commesso in maniera scriteriata nel primo tempo, tra l'altro nella metà campo dell'Ascoli, che vi ha costretto a giocare una partita, questa partita così importante, in 10 uomini per oltre un'ora. Era arrabbiato, era dispiaciuto? No, 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 non l'abbiamo visto, Andre. È difficile trovare le parole in quella situazione lì. Fatto una cazzata, però dai, non vogliamo penalizzare un compagno perché sicuramente ha dato tanto a questa maglia e non è che abbiamo perso solo per quella espulsione lì. Si è messo più difficile la partita, noi potevamo fare ancora. Qualche tiro da fuori, qualche occasione potevamo creare in più. Peccato, peccato perché vedere lo stadio così pieno, la gente che ci ha sostenuto fino alla fine e non poter ripagare tutto quello che hanno fatto dispiace tanto. Sicuramente Gaston, molto sarà stato per il fatto che avete giocato tre quarti di partita con l'uomo in meno, però abbiamo avuto l'impressione che anche sotto il profilo fisico un po' la squadra ne abbia risentito oltre misura. No, sicuramente, quando c'è una partita, un uomo in meno, sicuramente loro la trovano le spiagge. Al di là dell'uomo. Ma io penso che all'inizio non sembrava. Io penso che i primi 16-20 minuti non so se hanno avuto occasione da gol loro praticamente. Anzi, venivano a pressarci e non riuscivano proprio. Quindi penso che dopo con un uomo in meno si sente più la fatica, corre più a vuoto, trovano la soluzione. Quindi, spegne di più energia, quindi secondo me il fattore è anche di questo. Gaston, diceva qualche istante fa al nostro microfono il tuo compagno di squadra Vincenzo Fiorillo che non c'è neanche tanto il tempo di recriminare per questa sconfitta perché venerdì si tornerà in campo per questa ultima partita di Venezia dove però non ci sarà Gaston Brugman. Oggi eri diffidato, sei stato ammonito, sarai costretto a saltare questa gara. Sei dispiaciuto ovviamente. Certo. Questa ammonizione ce l'ho da 6 o 7 partite che non volevo prenderla perché volevo giocare tutte le partite. Dispiace che arrivi in questo momento, anche perché sicuramente oggi col pareggio era fatta, quindi dispiace tantissimo, però so che i compagni sono pronti per fare questa battaglia, io darò il mio contributo dall'allenamento di domani e farò il tifo. Pillon, dopo la partita, negli spogliatoi, vi ha detto qualcosa? Sì, ci ha detto che questa partita ormai è passata, dobbiamo pensarci a Venezia che ancora abbiamo 2 risultati su 3, quindi dispiaciuto, però consapevole che abbiamo ancora un'altra partita. Ultima battuta, Gaston, dispiaciuti anche per questi tifosi, 10.000 persone sugli spalti, volevate chiudere qui oggi il campionato con un risultato positivo, ma non ci siete riusciti. Sì, l'ho detto prima. Vedere la gente tifare, i bambini, non poter dare la salvezza in casa è dura, però dai, andiamo a Venezia a vincere.